Assessore, qui siamo a Sant'Orso, da dove erano iniziati dei lavori per il riordino della circolazione. Adesso è tutto fermo, però queste rotatorie un po' a metà creano una situazione di pericolo. Sì, prima di tutto dobbiamo spiegare perché è tutto fermo. È tutto fermo perché abbiamo fatto due appalti distinti, uno per la sistemazione, diciamo, delle rotatorie sparti traffico per cercare di migliorare la sicurezza stradale, e quell'appalto è andato a buon fine. L'altro appalto, che invece completava l'attività, era quello dell'asfaltatura, perché l'idea nostra è quella di asfaltare via Sant'Eusebio, che ha bisogno e serve anche per sistemare la segnalettica e i marciapiedi, eccetera. Quindi questo appalto purtroppo è uno dei pochi che in questi anni è andato non troppo bene per quanto riguarda l'amministrazione comunale. È stato assegnato, affidato a una ditta, non è del posto evidentemente, con una gara che ovviamente ha interessato centinaia di ditte, come spesso accade per quanto riguarda gli asfalti di tutta Italia. La ditta non ha iniziato i lavori nei tempi che dicevamo. Stiamo ovviamente valutando tutte le possibilità, fino anche a rescindere il contratto e segnalare questa ditta all'ANAC, che è l'autorità anticorruzione, e come prevede fra l'altro le norme, niente di vendicativo da questo punto di vista. E ci auguriamo comunque di poter iniziarli, in questo caso quelli di asfaltatura, il prima possibile, e io credo che possa essere verosimile che si possano iniziare in primavera, visto che le temperature in questo momento non consentono un lavoro ottimale. Quindi la situazione è questa: una ditta inadempiente, nonostante il comune sia a posto e in regola con tutti gli adempimenti che doveva fare, che ci mette in seria difficoltà. Ecco, adesso però ci sono questi manufatti che comunque rimangono così un po' a metà. Sì, in particolare questo incrocio, occorre dirlo per serietà, era pericoloso anche prima, ce lo confermano i residenti. E noi abbiamo aggiunto queste rotatorie nella speranza di concludere i lavori alla svelta, e invece ci siamo ritrovati che purtroppo non sono stati conclusi. Quindi l'impegno che mi prendo è quello di mettere subito, immediatamente, la segnalettica necessaria per mettere in sicurezza questo piccolo spartitraffico e la rotatoria. Purtroppo dobbiamo attendere per rifare l'asfalto, che sarebbe stato sicuramente il lavoro ottimale, però sicuramente metteremo in sicurezza, e ci prendiamo l'impegno di farlo a breve, questo in particolare questo incrocio, perché effettivamente è un quartiere, era pericoloso prima, adesso con la scarsa visibilità magari in alcune situazioni lo diventa ancora di più, e quindi provvederemo il prima possibile a mettere la segnalettica verticale.